Pronti? Partenza? Via! Pronti? Michele, non ti vedo più. Uno. Via. È un intervento di cui andiamo molto orgogliosi. La provincia di Ravenna, in collaborazione con i comuni di Russi e di Faenza e con il consorzio di bonifica della Romagna, in tempo di record ha realizzato un nuovo ponte sul canale Cupa, che era andato completamente distrutto per l'alluvione. Abbiamo trovato una ditta molto molto rispondente alle nostre necessità, un bel progetto. Il ponte è molto più sicuro di quello che c'era prima, quindi è già una logica della ricostruzione, aumentando la sicurezza territoriale. Come dicevo, i soldi sono stati completamente anticipati dalla provincia, aspettiamo e speriamo ovviamente che ci vengano rimborsati dalla struttura commissariale, ma non si è perso neanche un secondo. La ditta che oggi ha finito di lavorare qui ora si sposterà a Pisignano di Cervia, sempre in provincia di Ravenna, per la realizzazione di un altro ponte su uno scalo consorziale che era stato distrutto anch'esso. Quindi ritmi serrati, per quello che è di nostra competenza, per recuperare tutto ciò che è andato distrutto meglio di come era prima. Siamo estremamente soddisfatti di questa apertura e ringraziamo la comunità di Prada che ha davvero aiutato e ha portato pazienza rispetto a questo intervento che avevamo messo nella scala assoluta delle priorità. Questo ponte su Cupamagni collega due province, la provincia di Ravenna e la provincia di Forlì-Cesena. Era quindi un'infrastruttura che volevamo rendere alla collettività il più in fretta possibile. La provincia di Ravenna ha anticipato le risorse, si tratta di 520.000 euro, per realizzare un'infrastruttura che ha un livello di sicurezza addirittura superiore rispetto a quella di prima. Una comunità che ha subito tanto, a cui viene resa nei tempi che avevamo garantito, quindi in meno di un mese, una viabilità sicura e sicuramente qualitativamente molto elevata. Quindi il mio ringraziamento va alla provincia che si è impegnata per realizzare quanto promesso, ma soprattutto alla comunità di Prada e pradesi per avere davvero portato pazienza e al contempo creduto a quello che ci eravamo impegnati e avevamo promesso di fare. È un'importante arteria che siamo riusciti ad aprire in tempi veramente rapidi. Dobbiamo ringraziare la provincia che ha anticipato le risorse, poteva farlo, l'ha voluto fare, ha scelto queste aree perché ha capito queste aree di confine, di forte traffico fra Faenza e Forlì che erano fondamentali. Questo darà finalmente un po' di respiro a una zona che comunque era veramente in difficoltà. Quindi veramente grazie a tutti quelli che hanno lavorato, dall'azienda in primis e soprattutto alla comunità di Prada che è stata vicino e che insieme a noi comunque ha costruito questo intervento.